Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del primo innesto della sessione di mercato di gennaio, Lautaro Giannetti. Come al solito, prima di dare spazio alle vostre domande per il calciatore, lascio la parola al nostro responsabile area tecnica Federico Balzaretti per la canonica introduzione. A te Federico. Ciao, buongiorno a tutti, siamo qui a dare il benvenuto a Lautaro Giannetti, è un ragazzo che porta grandissima esperienza, che è chiaramente un difensore, che può occupare tutti e tre i ruoli difensivi. Ragazzo che ha giocato 200 partite con il Vélez, di cui è stato anche il capitano. Ha fatto parte della nazionale argentina olimpica a Rio 2016. Quello che ci ha conquistato, che ci porterà sicuramente, e questa sua difensività, questo suo spirito, questa sua garra, questa sua anima che abbiamo reputato fosse un valore aggiunto per quella che è la nostra squadra. Sarà a disposizione, si è già allenato in questi giorni, sarà a disposizione a partire dalla prossima partita contro la Fiorentina. Gli diamo il benvenuto e gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Va ad integrare una colonia argentina sudamericana già abbastanza corposa, che è comunque un punto di riferimento dello spogliatoio, per cui siamo convinti che la sua integrazione con il gruppo e con la squadra sarà molto rapida. Grazie. Perfetto, grazie mille direttore. Vi chiarisco chiaramente, come anche un po' magari vi aspettate, che Lautaro, essendo arrivato da 5 giorni qui in Italia, non parla ancora l'italiano, capisce qualcosa, quindi risponderà in spagnolo e io tradurrò per voi. Iniziamo con le vostre domande da TV12. Prego, Stefano. Benvenuto Lautaro. E, insomma, dopo una vita passata al Vélez, questa scelta di vita a 30 anni di arrivare in Europa, in Italia, insomma, descrivici le tue emozioni di arrivare in Serie A. Sì, bueno, después de estar tanto tiempo en Vélez Arfiel, que es mi segunda casa en Argentina, estoy muy contento y bueno, y muy ansioso también de estar en este club. La verdad que me han recibido desde el staff hasta el plantel, el cuerpo técnico y demás, todo de buena forma, así que muy contento. Innanzitutto buongiorno, dice che chiaramente dopo tanti anni vissuti in un club come il Vélez in Argentina ha deciso di muovere questo passo importante grazie all'Udinese ed è stato molto molto contento di farlo, di come è stato accolto qui all'interno della società, del club che ha trovato, dell'accoglienza dei compagni, tutto lo staff tecnico, tutte le componenti societarie. E poi, insomma, cosa porti alla difesa dell'Udinese? Dove puoi giocare, lo ha detto un po' il direttore, se ce lo puoi descrivere tu, le tue caratteristiche, e se sei pronto, magari se serve già giocare a Firenze. Bueno, creo que es una decisión que debe tomar el entrenador, uno se adaptará, creo que puedo darle solidez y fuerza a esa defensa, pero bueno, como te dije antes, es una decisión que tomará el entrenador de cuando él decida que yo pueda estar en el equipo. Allora, parte dalla seconda domanda e sicuramente sarà una decisione che spetta a mister Cioffi, quella se farlo giocare o meno. Lui è disponibile ed è pronto per giocare in caso già domenica. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, la sua posizione precisa in campo, lui è un difensore che può giocare in tutte le posizioni e può portare grande solidità e aggressività a tutto il reparto difensivo. Gazzettino. Buongiorno, ben arrivato. Nell'Udinese ci sono altri argentini che stanno facendo bene. L'ultimo arrivato, Pagero, si è messo subito in evidenza. Quanto li conosci entrambi? Hai parlato con alcuni di loro per avere informazioni sull'Udinese? Antes de arrivare qui, per avere informazioni sobre il club? Sì, diciamo, al che già conosceva era il Tucu, di Argentina. La verdad que me ha hablado muy bien del club y bueno, eso también fue un plus para tomar esta decisión, ¿no? Allora, conosceva bene il Tucu Pereira, con il quale si era sentito prima di arrivare, che aveva parlato molto bene del club, dell'Udinese, della sua organizzazione, e questo è stato sicuramente un plus per prendere questo tipo di decisione. Con Pagero ci aveva giocato contro, ma non lo conosceva. Sì,
Sarebbe bello se pensa di poter inserirsi subito come Pasero. Crei che tu, soprattutto, puoi inserirti nella miglior maniera nell'equipo, come per esempio fece Martín Pagero, che molto rapidamente è uno dei migliori della. E eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Creo que de tratar de adaptarme lo más rápido posible y bueno, y poder entrar en el equipo y en base a eso, bueno, mostrar mi rendimiento y mi nivel. Sicuramente quello che si augura, pensa di potercela fare, ed è quello il suo più grande auspicio, quello di poter dare subito un contributo alla squadra e di dimostrare immediatamente quello che è il suo livello di gioco e le caratteristiche che può mettere a disposizione della squadra. Tutto Udinese e poi dopo calcio FVG. Prego. Benvenuto, è la tua prima esperienza in Europa, in Italia, è un campionato molto tattico dove i difensori possono fare la differenza. Lo conoscevi già? Cosa ne pensi del campionato italiano? Sí, sí, la verdad que es una liga la cual he visto. Creo que viene la Premier y después la Serie A en lo que es el fútbol en Europa. Y la verdad que en este último tiempo he mirado bastante. Sé que es un fútbol muy táctico, también a la vez muy físico. Pero bueno, trataremos de adaptarnos lo más rápido posible para poder hacerlo de la mejor manera. È un campionato che ha sempre guardato tanto, soprattutto nell'ultimo periodo prima di arrivare qui, e crede che la Serie A sia il campionato più importante del mondo subito dopo la Premier League. È un calcio indubbiamente molto tattico, come dicevi tu, ma anche molto fisico, ma sicuramente lui darà il 100% e lo sta già facendo per adattarsi il prima possibile. Prego, calcio FVG, poi dopo Messaggero Veneto, si prepara? Sì. Hola Lautaro, domenica eri presente allo stadio, volevo chiederti che sensazioni hai avuto in merito all'Udinese. No, las sensaciones creo que fueron buenas. Creo que hemos enfrentado a un gran equipo como el Lazio y no hubo diferencias algunas. Que eso también es lo que me hizo tomar la decisión de venir. Creo que en eso es bastante parecido a Argentina, en que los partidos son muy disputados y muy parejos, y el que esté mejor en ese día se puede llevar la victoria. Más allá del resultado negativo que hemos tenido el domingo, ¿no? Creo que nos va a servir como experiencia para que sea un hincapié de corregir errores para el próximo partido estar mejor. Ha avuto un'ottima impressione, che era quella che aveva avuto anche da fuori prima di arrivare, che l'ha aiutato a prendere questa decisione. Ha visto un Udinese che ha giocato alla pari contro la Lazio, che è una grande squadra, e non ha visto differenza. Chiaramente c'è dispiacere per il risultato negativo, ma questa sarà sicuramente una motivazione per correggere gli errori e tornare alla vittoria, ma la sensazione sulla squadra è assolutamente positiva. Avrei ancora una domanda, se possibile. Vai. In questi primi due allenamenti con Gabriele Cioffi, che cosa ti ha richiesto in particolare il mister? No, mira, la verdad que bueno, Gabriele no me ha pedido nada específico hasta el día de hoy, recién llevo dos entrenamientos, pero bueno, creo que con el correr de los días, si necesita algo específico de mi persona o de mí como jugador, calculo que me lo irá a decir y yo estoy abierto a recibir cualquier instrucción. Il mister non gli ha chiesto ancora nulla di specifico per quanto riguarda quello che deve fare dentro il campo, ma chiaramente ha avuto un'ottima impressione. Nel corso dei prossimi giorni, man mano che si inserirà, gli chiederà le cose e lui sarà molto felice di mettersi a disposizione di imparare quanto prima i suoi dettami. Messaggero Veneto. Buongiorno, due cose. Una, allora, lui ha fatto per tanti anni, ha giocato in una sola squadra, quindi capitano del Veles, no? Quindi ha avuto un ruolo di guida, credo, anche all'interno dello spogliatoio. Volevo chiedergli se, anche se è arrivato adesso, lui insieme magari, non so, agli altri argentini possono fare come una sorta di da traino, penso a Pereira, a Perez, che sono qui da anni, se pensa di poter rivestire da subito anche questo ruolo all'interno dello spogliatoio come guida, visto che lui appunto era stato capitano tanti anni. E poi io ne ho un'altra. Sí, bueno, la verdad uno viene a sumar desde el lugar que le toque. Obviamente que con la experiencia que uno tiene a veces trata de ayudar a los demás, pero bueno, siempre con respeto y humildad, dando un consejo o lo que sea.
Ah, sicuramente lui viene ad aggiungere esperienza a quella che già c'è, soprattutto a maggior ragione nel gruppo degli argentini, dove c'è il capitano Pereira. Però lui vuole entrare nello spogliatoio e così sta facendo, comunque con il rispetto di quello che sono anche gli altri giocatori di esperienza che ci sono nella squadra. E poi un'altra cosa a proposito di argentini, ce ne sono tanti, ma Udine ha una tradizione pazzesca con gli argentini. Adesso io mi fermo agli ultimi 30 anni, da Valbo, Sensini, per arrivare a Pereira, Molina, De Paul, che hanno vinto il mondiale, Sosa, Castroman, potrei, chissà quanti ne dimentico. Siete voi proprio argentini che vi adattate meglio di tutti gli altri al campionato italiano come caratteristiche, ma come mentalità, anche rispetto agli altri sudamericani, mi viene da dire? Credo che sì, e credo che, bueno, con il correre degli anni si è andato, si è visto. También creo que Udine, en Udine el argentino se siente como si fuera en casa. Creo que se ha visto en los últimos tiempos, bueno, como pasó quizás antes y después con el último tiempo de Nahuel y Rodrigo. Así que por eso también estamos aquí. Espero que sea algo lindo para mí, bueno, y también para el club. Sicuramente sì, perché la storia, non solo quella recente, dice che per un argentino stare all'Udinese, stare a Udine è uguale che stare a casa. Lo dimostra quello che hanno fatto in tempi recenti Rodrigo De Paul e Nahuel Molina, e lui è sicuro e crede che sicuramente possa accadere questo anche per lui, e spera che questo corrisponda anche a dei risultati felici per la squadra. Prego, Telefriuli. Grazie. Buongiorno, benvenuto. Chiedo che clima hai trovato, la situazione di classifica non è stupenda in questo momento, ma che clima hai respirato, come vedi la squadra da questo punto di vista, ecco, che anche magari vedendola da fuori ti sembra che abbia le potenzialità per riuscire a tirarsi fuori da questo momento? E poi ne avrei una, se possibile, per il direttore. No, l'equipo lo vedo bene, preparato e consciente también de lo que nos estamos jugando. Así que entrenaremos todos los días al 100% para llegar de la mejor manera al partido. Sabemos que la situación no es la que todos queremos, pero bueno, tenemos que afrontarla y tratar de sacarla adelante. La squadra l'ha trovata molto bene, perché è una squadra forte, e soprattutto ha trovato una squadra molto consapevole del momento che sta vivendo, di quello che deve fare per vincere le partite, per fare punti. E per il responsabile della tecnica Balzaretti, buongiorno. Parto dalla difesa, è un innesto per la difesa, è sì, l'innesto per la difesa o è uno dei, anche in considerazione di eventuali uscite, o c'è qualcuno di incedibile? Chiaro che si parla di Perez in questi giorni in particolare, ma insomma mi allargo un po' al discorso mercato. Ok, al momento è l'acquisto per la difesa. Quindi non ci sono a livello di imminente altre operazioni. Per cui l'idea è quella di confermare la difesa che abbiamo. Quindi lui sarà l'innesto, poi sappiamo che, voglio dire, il mercato è sempre in divenire, però non c'è nulla di imminente. Prego Stefano, TV12. No, perché prima abbiamo parlato di Udinese-Lazio, tu c'eri, visto che in Argentina di stadi calorosi ne hai visti tanti, qual è l'impressione che ti ha fatto questo stadio come tifo e come calore del pubblico? No, la verdad que, bueno, lo de la gente fue muy bueno, más allá creo de ir en desventaja, alentaron al equipo para que podamos revertir esa situación. Hemos llegado al empate y más allá de la derrota creo que el aliento de la gente se sintió, y eso es muy bueno para nosotros, porque sentir ese apoyo más allá de cómo esté el resultado de más es importante y nos incentiva a dar siempre un poco más. Impressione molto positiva, perché ha visto un'atmosfera incredibile, soprattutto ha visto una tifoseria molto calda che ha sostenuto la squadra fino alla fine, e l'ha fatta anche dopo, nonostante la sconfitta, e crede che questo sia un fattore fondamentale per risalire, insomma. Prego, Udinese Blog. Eccoci, volevo dire, lui ha detto che ha visto l'Udinese prima di venire, no? Volevo chiedergli quando sapeva, da quanto tempo sapeva che veniva a Udine, quanto è durata la trattativa? Prima
Sí, bueno, digamos, de la negociación de mi oportunidad de llegar acá, empecé a mirar el club, empecé a mirar los partidos, y bueno, y la verdad que también fue una motivación para tomar la decisión de venir acá sobre los demás intereses que he tenido, ¿no? No, non da tanto tempo, chiaramente lui quando ha saputo che c'era la possibilità di venire all'Udinese ha iniziato a, diciamo, a documentarsi, a guardare tutte le partite, si è reso conto del valore della squadra e guardando le partite questa è stata una motivazione che l'ha spinto a prendere la decisione, vista la richiesta dell'Udinese, di venire qui. Il numero 30 per? Per gli anni? Perché il numero 30? No, bueno, porque dentro de los números que me gustaban era el único que me quedaba y es más que nada por la edad, no por otra cosa. Era el número que no ha un significado particular, ma gli piaceva molto tra quelli rimasti disponibili e quindi ha scelto il numero 30. Ah, ok, perfetto. Allora, l'ultima per il Gazzettino. No, non devo fare. Ah, ok, pensavo dovessi fare domani. Se il direttore sportivo può parlare di mercato, visto che siamo in... Ne approfittiamo. Sì, siamo qui per la... No, fagli questa domanda non facciamo qui, mai, esatto, perché non siamo qui per il ragazzo. Domande prego. Di mercato, siamo qui una volta tanto. Sì, vai, chiudiamo in bellezza con questa, vai. Allora, è già stata data una risposta per quanto riguarda Perez. È chiaro che il mercato dell'Udinese è sempre aperto, di fronte all'affare non si rinuncia mai. La volontà è quella di tenerlo, vedo. Di Samardzija si parla molto, troppo. Napoli, Brighton, adesso viene fuori anche la Juventus. Com'è la situazione di Samardzija? Qual è la volontà del giocatore e dell'Udinese? Allora, la volontà dell'Udinese è lasciare tranquillo il ragazzo il più possibile, quindi proteggerlo da tutte quelle che possono essere voci. Vogliamo, sia io che il mister, gli parliamo tutti i giorni, perché vogliamo che lui sia focalizzato qua al 100%. Dopodiché c'è una parte parallela che riguarda il club, e come abbiamo già detto quest'estate c'è sicuramente grandissimo interesse intorno al ragazzo, che è appetibile perché è un ragazzo che ha talento, un ragazzo che ha delle qualità che ha già mostrato, per cui è normale, ripeto, che ci sia già da quest'estate interesse e molto intorno al ragazzo. Anche qui devo dire che non c'è nulla di imminente, per cui il ragazzo è a disposizione della squadra e del mister. Noi vogliamo che sia concentrato e che lavori nella quotidianità al 100% per essere già pronto per la partita di Firenze. Quindi la situazione in questo momento è questa e niente, c'è interesse, per cui tutti chiaramente i club che vedete scritti sono club che si sono avvicinati per avere delle informazioni sul ragazzo, per capire qual è la situazione, però non c'è nulla di imminente, ma ripeto, esce di Lazar perché chiaramente è un uomo mercato, ma abbiamo tanti giocatori che sono altrettanto forti e appetibili, e questo è il nostro lavoro, e il nostro lavoro è anche quello poi in caso di essere pronti per fare in modo che in qualsiasi sia l'evenienza siamo pronti. Questo è un club che lavora in questa maniera. Posso sfruttare, farne una in chiave positiva? Sì, no, positiva. Però non che chiudiamo sia... veramente con questa, perché di mercato no, basta. Perché volevo sapere un po' l'impressione, perché finalmente sta finendo il calvario. Uno è finito, quello di Keenan Davis, e uno sta finendo, quello di Brenner. Sì. Finalmente, che sensazione bella è rivedere in campo Brenner, che non lo vedevamo da Bad Klankirchheim. E che impressione ha fatto Davis? Ha giocato 8 minuti più recupero, però ci è sembrato un attaccante che può dare tanto all'attacco dell'Udinese. Ma allora, fondamentalmente, quando prendiamo un giocatore è perché pensiamo che possa essere importante, sempre. E ci sono mancati, senza mancare chiaramente di rispetto a nessuno, sì, ma nella rosa, nella globalità, nelle caratteristiche chiaramente che possiamo e vogliamo dare al mister, per cui Kenan sì, è un ragazzo che conoscevamo bene, era stata nell'altra società della famiglia, e quindi quando c'è stata l'opportunità abbiamo pensato di portarlo qua perché porta delle caratteristiche importanti.
è bello soprattutto per i ragazzi, per noi è bello, ma per loro stare fuori dal campo è ancora più difficile. È stato chiaramente un momento dove abbiamo cercato sia con Brenny e sia con Kenan di stargli vicino da un punto di vista umano, morale, che è un altro aspetto altrettanto importante oltre quello tecnico, e ora vederli in campo è una soddisfazione per tutti, e sono convinto che saranno due valori aggiunti importanti da qua fino alla fine della stagione. L'ultimissima, sempre per il direttore, io vado oltre, sì. Samardžić, nell'eventualità di una partenza di Samardžić, l'eventuale investimento verrebbe fatto nello stesso ruolo o state pensando di muovervi eventualmente in un altro ruolo? Magari adesso non so neanche dire quale. Guarda, vai troppo avanti. Lo so però. No, vai troppo avanti, nel senso che è giusto, consentimi di dire che è giusto che pensiamo a Lazar in questo momento. E qui è con noi. Ci sono possibilità che rimanga qui perché, ripeto, non c'è al momento, è un giocatore che è a disposizione del gruppo, e veramente voglio focalizzarmi sui ragazzi che abbiamo a disposizione. Questo è un mese molto particolare, ne ho parlato con i ragazzi, ne abbiamo parlato con il mister, è un mese particolare, il club, la squadra, gli obiettivi devono essere messi prima di tutto. Per cui noi dobbiamo essere molto, ripeto, forti e concentrati su quella che è la quotidianità, su quella che, ripeto, è l'obiettivo dell'allenamento, giorno per giorno, della partita. Questo viene prima di tutto. Tutto quello che, ripeto, è mercato in questo mese c'è, ci dobbiamo convivere, è il nostro lavoro, il mio lavoro in questo caso, ma è altrettanto il mio lavoro tutelare e proteggere i ragazzi che sono a disposizione, per fare in modo che la concentrazione e l'obiettivo sia realmente su quella che è la partita di Firenze, poi sarà quella del Milan, poi Atalanta, eccetera eccetera. Grazie mille a tutti, come al solito, per le fotografie. Grazie. Foto. Vamos a investigar eso. Vamos. Vamos.